l'abbiamo, l'abbiamo scritta noi, l'ho scritta io quella legge lì, che poi voi avete distorto, perché affermare il principio che c'è una, che ci può essere una reazione a un'aggressione solo ed esclusivamente durante le ore notturne, capisci, no, che è una sciocchezza non totale. Non è solo le ore notturne. Emanuele, no, sì, vabbè, purtroppo si è detto quella cosa lì. Il tempo della notte, lì c'è stato un problemino. Su. Avete approvato una legge e il vostro capo il giorno dopo l'ha sconfessata, quindi quella è una legge oggi che non ha né padre né madre, ma no? È figlia di nessuno. I principi nei quali, no, io voglio dire una cosa che è sacrosanta e lo diceva prima la conduttrice, ma vi sembra normale un esempio eclatante, Franco Birolo, tabaccaio di Padova, fatti del 2012, si difende da un'aggressione all'interno della propria attività lavorativa nel 2012, viene condannato a 2 anni e 8 mesi dalla corte, il primo grado viene archiviato nel 2017 dopo 5 anni, dopo che era stato fatto, dopo è stato chiesto un risarcimento di 300.000 euro, dopo 5 anni dai fatti viene archiviato. Vi pare normale che una persona debba essere legata all'agonia processuale? La Lega cosa dice? Il giudice c'è e deve essere un giudice terzo, serve l'inversione dell'onere della prova, non deve essere il cittadino che si difende a dover giustificare il motivo per cui si è difeso da un'aggressione. Si apre il fascicolo, lo si chiude in 15 giorni, punto. Non ci sono spese, non ci sono costi. Sulle spese mi lascia dire una cosa: è stato approvato l'emendamento che dice successivamente al processo io ti rimborso le spese. Sbagliato, noi l'abbiamo approvato perché piuttosto che niente è meglio quella. Noi abbiamo fatto un emendamento che diceva tu vieni indagato o imputato per eccesso colposo di legittima difesa, come avviene per altri reati, tu hai il patrocinio gratuito da parte dello Stato indipendentemente dal reddito, tu non paghi niente. Tu non paghi niente, non è che ti rimborso dopo. Magari diventi povero nel frattempo. Tu non paghi niente. Anche